Intanto l'idea di base è partire dal fatto che lo spazio e il tempo che noi conosciamo non sono predefiniti e sono deformabili, come uno potrebbe dire un materiale di gomma, diciamo così. Ecco. Allora, in questo spazio deformabile che noi chiamiamo dinamico, noi possiamo creare delle onde che si possono propagare alla velocità della luce. Ecco, questa creazione di onde era stata ovviamente ideata da Einstein un secolo fa, però bisogna tenere presente che ci è voluto mezzo secolo prima che i teorici e Einstein stesso si convincesse che questo fenomeno non era solamente un artificio matematico che veniva da una soluzione di un'equazione, ma era effettivamente qualcosa che fisicamente porta energia, porta momento angolare, porta energia, vuol dire che è reale. Ecco. Quindi da un certo punto di vista abbiamo una competenza teorica che si è andata costruendo in un secolo di attività, con un'accelerazione incredibile negli ultimi decenni, grazie anche alle capacità di risolvere equazioni in modo numerico, quindi in modo computazionale, cosa che 20 anni fa non era alla portata, diciamo. E questo è un lato dell'aspetto. L'altro lato è che queste onde gravitazionali portano un'energia incredibile, perché dovete pensare che gli ultimi eventi che abbiamo rivelato, così come il primo, cioè anche quello del 14 agosto, ha fatto sparire di botto in un decimo di secondo 3 masse solari, convertendole in energia radiata in onde gravitazionali, quindi in un canale buio, in un canale che non ha niente a che vedere con l'elettromagnetismo, con la luce, con le onde radio, con i raggi X, in un canale buio, diciamo così. Siccome lo spazio-tempo è molto rigido, quindi è deformabile ma rimane molto rigido, perché allora a questo punto succede che l'effetto qui a Terra è estremamente minuscolo. Allora, quello con cui i nostri rivelatori sono in caccia sono effetti incredibilmente piccoli. Allora, noi dobbiamo misurare cose più piccole di un miliardesimo di metro, una variazione di distanza più piccola del miliardesimo di metro rispetto a masse che stanno distanti chilometri. Ecco, allora, l'obiettivo è decisamente complicato ed è per questo che ci sono voluti 50 anni di ricerca sperimentale per arrivarci. Ecco, il modo con cui lo facciamo di per sé, dal punto di vista concettuale, può essere presentato in modo molto semplice, nel senso che noi abbiamo una massa di prova, un'altra massa di prova, usiamo, come dice Einstein, la luce come regolo per misurare la distanza relativa. Se siamo così bravi da rendere queste due masse di prove completamente separate dai disturbi ambientali, locali, sismici, elettromagnetici che ci sono in tutti i nostri laboratori terrestri, allora siamo in grado di misurarne effetti che possono essere dovuti anche a onde gravitazionali. Allora, la luce serve per fare la misura di questi allontanamenti e avvicinamenti fra masse distanti, e il vuoto serve però poi per, come esempio, diciamo così, di isolamento. Ora, è molto difficile creare le condizioni per cui gli specchi che modellano la luce siano veramente non disturbati dalle problematiche ambientali locali, che può essere tranquillamente la passeggiata di una persona, come il vento che soffia sull'edificio, come la mareggiata sulla costa vicino a Pisa. Ecco, allora, in questo l'Italia ha dato un contributo specifico importantissimo sul vento, perché è da sempre leader nella costruzione di sistemi di filtraggio, di isolamento di questi specchi che devono sentire questi piccolissimi effetti e non essere disturbati, dall'ambiente circostante. Quindi queste sono le torri delle sospensioni di Virgo, che sono state ideate sotto la guida di Alberto Giardotto, che è il fondatore di Virgo da parte Italia, e questo è un contributo importantissimo, perché ha permesso a questi rivelatori, questo tipo di approccio, ha permesso a questi rivelatori di essere sensibili anche a frequenze che sono proprio quelle in cui abbiamo rivelato i primi segnali, cioè le frequenze dei buchi neri di circa 30 masse solari, ecco, come quelle. L'altra cosa chiaramente è quello di sviluppare tutto il sistema di modellazione del fascio di luce, che è un fascio di luce estremamente intenso. I nostri rivelatori non sono ancora arrivati al regime, diciamo così, stiamo pian pianino avvicinandoci alla configurazione di regime, ma a regime noi immaginiamo di poter immagazzinare fra i due specchi di cui dobbiamo misurare la distanza 1 megawatt di potenza di luce laser coerente, diciamo così. Ecco, quindi per arrivare a questo punto, diciamo così, il fatto è che devi sviluppare anche una tecnologia di specchi che precedentemente non era
non era accessibile. E questo è fatto, per esempio, nei laboratori di Virgo Francia. Quindi è un grosso contributo della parte francese della nostra collaborazione. Ecco. Tant'è che questi stessi specchi sono poi utilizzati anche dai LIGO, dagli interferometri americani. E questa tecnologia è in continua evoluzione. Guardiamo le onde gravitazionali con i due rivelatori LIGO, è un po' come se guardassimo attraverso un occhiale che ci impedisce di vedere la completezza del segnale che ci raggiunge sulla Terra, perché questi rivelatori sono praticamente allineati fra di loro e quindi in un certo senso offrono un punto di vista sull'onda che impatta sulla Terra, lo stesso punto di vista sull'onda che impatta sulla Terra. Aggiungendo Virgo, che è in un continente diverso, orientato diversamente, noi siamo in grado di misurare l'aspetto complementare di queste onde gravitazionali. Le onde gravitazionali portano, come noi ci dice, due polarizzazioni distinte. Ecco. Praticamente quello che succede è che per ogni direzione del cielo i rivelatori LIGO ne vedono una soltanto. Grazie a Virgo diventano, diciamo così, in grado, l'osservatorio globale diventa in grado, può essere in grado di risolvere anche l'altra componente di polarizzazione. Allora, quando siamo in queste condizioni, noi abbiamo due vantaggi incredibili ad andare con l'osservatorio Virgo più LIGO. Abbiamo il vantaggio che riconosciamo la direzione di provenienza della onda in modo con un'accuratezza precedentemente inaccessibile, e questo porta a livelli per cui possiamo chiedere ai nostri partner astronomi di scansionare e scrutare la regione di cielo che noi indichiamo, perché la regione di cielo è sufficientemente piccola da poter essere indagata completamente. Dall'altra parte ci dà anche il senso di profondità, un po' come quando noi andiamo in un cinema 3D e mettiamo gli occhiali 3D. Quindi, grazie al fatto che siamo tre rivelatori con Virgo disallineato rispetto ai due LIGO, noi abbiamo in pratica la possibilità di scrutare bene, di verificare bene la distanza a cui questo evento è avvenuto. E questa è pure un'informazione assolutamente essenziale per avere uno studio della controparte astronomica della nostra sorgente di onde gravitazionali. Ecco, quindi queste due cose combinate sono gli ingredienti essenziali per far partire quella che noi chiamiamo l'astronomia multimessaggera, cioè l'astronomia che aggiunge alle informazioni tradizionali della luce, raggi X, gamma, radio, infrarosso, eccetera, eccetera, le informazioni di onde gravitazionali da una parte e, perché no, anche le informazioni di altri raggi cosmici come i neutrini di altissima energia che sono rivelati per esempio sotto i ghiacci del Polo Sud oppure nei mari del Mediterraneo, diciamo così, da grossi rivelatori di volume vicino al chilometro cubo, diciamo così. Ecco, quindi mettendo assieme queste informazioni noi abbiamo un'occasione unica per capire come funzionano alcuni dei fenomeni più strabilianti, diciamo così. Per esempio, si sa che noi siamo fatti di polvere di stelle, diciamo così, e che la sintesi degli elementi chimici di cui siamo fatti, le specie atomiche di cui siamo fatti, è a tutti gli effetti avvenuta in esplosioni di catastrofi cosmiche, diciamo così, stelle di neutroni che vengono rotte, che supernove, eccetera, eccetera. Ora, se noi aggiungiamo le informazioni su quello che sull'evoluzione dinamica delle masse, per esempio, di una coppia di stelle di neutroni che pian piano spiraleggia fino a collidere, con le informazioni dei raggi X, dei raggi gamma, dei telescopi ottici e delle onde radio, possiamo mappare i processi che portano alle reazioni nucleari che formano le specie atomiche di cui siamo fatti noi. E quindi è il primo modo di poter osservare direttamente, dal vivo, diciamo così, questo tipo di processo. In un certo senso noi stiamo preconizzando un'osservazione in cui noi sentiamo un'onda gravitazionale, diamo un'allerta e a cui segue un inseguimento, diciamo così, da parte di telescopi tradizionali. Ecco. Altre modalità di intervento possono essere quelle invece che, per esempio, prendiamo un'allerta da un satellite gamma, ecco. perché per esempio possiamo essere allertati da un gamma ray burst, per esempio. Ecco, e quindi noi andare a cercare i nostri dati se c'è una segnatura gravitazionale corrispondente a questo shock, diciamo così, che ha prodotto il flash gamma. Ecco, questi sono
esempi di cose che ci accingiamo a poter studiare e che grazie al fatto che Virgo si è unita ai Fronti Laico adesso diventano una possibile realtà.